prima di scrivere questa canzone io avevo praticamente perso la voglia di scrivere canzoni, dato che il mio rapporto con la musica era cambiato radicalmente, era passato dall'essere una parentesi delle mie giornate all'essere tutte le mie giornate 24 ore su 24, comportandone ovviamente stress, responsabilità, pressione. E io ho pensato giustamente alla mia età, a dire: ma chi me lo fa fare che quello che mi fa stare bene adesso si è trasformato in qualcosa di più grosso di me o comunque che mi porta anche preoccupazione? Perché era diventato tutto numeri, insomma, no, non mi stava piacendo che piega stesse prendendo. E quello che ha cambiato radicalmente la mia concezione di musica è stato appunto il tour, perché cantando di fronte a 3.000 persone che cantavano canzoni che avevo scritto in cameretta, mi si è aperto totalmente una concezione di musica. Ho capito perché io faccio musica, perché sto bene a fare quello che faccio e perché voglio fare dischi in ottica di concerti, sostanzialmente. E questo pezzo è stato il primo pezzo scritto dopo appunto questo periodo un po' di instabilità, di capire cosa volessi dalla mia vita. Per questo si chiama Testa tra le nuvole parte 2, perché la parte 1 la scrissi un anno fa, dopo una rottura, insomma, non proprio facile. La parte 2 l'ho scritta dopo questo periodo. Per me, Testa tra le nuvole è un po' una valvola di sfogo insomma, per sancire la fine di un periodo negativo. Allora, il fatto che io e il mio videomaker, che vive in Toscana, durante il periodo di lockdown non ci potessimo vedere, non avevamo tante possibilità di fare video musicali, così ci siamo chiamati per dei giorni per capire come riuscire a consegnare comunque qualcosa. Ci è venuto in mente la carta di TikTok, perché comunque è l'applicazione del momento, e ci siamo detti: perché non chiedere ai nostri fan, a chi ci segue, di mandarci un video, magari fatto prima del lockdown, con una persona o comunque con qualcosa a cui tengono tanto e dove gli date un bacio. I baci più creativi li mettiamo in un video musicale. Abbiamo sentito TikTok, l'idea è piaciuta e l'abbiamo allargata a video dei record, nel senso che abbiamo realizzato il video musicale più lungo del mondo, che dura 25 ore e che spero nessuno veda mai del tutto, perché insomma ci siamo bruciati le retine per farlo, però non credo che nessuno lo guarderà completo. E noi diamo molta, molta, molta importanza ai video, e questo per me è uno dei miei preferiti per l'idea, secondo me, perché ripartire da ciò che ci rende umani, dopo un periodo comunque di giustamente distanziamento sociale, il metro di distanza e tutto quanto, ricordarci però perché siamo umani, nonostante tutto questo non sia ancora finito, mi sembra un buon punto di partenza e un messaggio positivo. Abbiamo raccolto più di 11.000 video da più di 20 nazioni. È stato a livello di challenge, proprio un successo. Non ci aspettavamo neanche noi di riuscire a ottenere così tanto materiale. Però, dai, è piaciuta l'idea. Però bello e molto stancante, anche perché poi molta gente mandava dei video che non si potevano mettere su YouTube. E quindi, insomma, è stato un po' pesante questo lavoro. Però rivederlo sicuramente a me mi ha fatto molto piacere, è stato un ottimo lavoro. Sono davvero contento, non posso dire nulla. Il mio videomaker ha fatto un capolavoro. È chiuso, e vabbè che era in quarantena, però per 2 settimane non ha fatto altro che raccogliere video di baci ed è pure single. La quarantena ha rovinato uno dei momenti più belli della mia vita, nel senso che stavo facendo il tour, mi stavo divertendo come un bambino. Abbiamo fatto solo 4 date su 12, però non l'ho vissuto come un limite, anzi mi è servito, perché sono tornato a casa, ho ripreso la dimensione della cameretta, da dove tutto è iniziato, che è questa qua. E ho scritto un sacco di canzoni. Mi sono imposto di scrivere una canzone al giorno, poi alcune sono venute, altre no, però da questo periodo ne esco con una quarantina di canzoni, quindi ho praticamente finito di scrivere il disco in questo periodo. Ma perché tornare a casa mi ha permesso di raccogliere un po' tutte le esperienze passate, perché non era un periodo, come ti ho detto, in cui non riuscivo proprio a scrivere. E quindi raccogliere in tranquillità, come dice Leopardi, i pensieri, mi ha permesso di scrivere tanto. Sono contento di come ho sfruttato il tempo in quarantena. Poi sono uno che non sa star fermo, quindi insomma, non soltanto il palco, il viaggio, perché poi ho fatto il tour con i miei amici, nel senso che poi li ho portati con me, perché per me la mia musica sono anche loro. Mi hanno sempre appoggiato e mi hanno sempre dato una mano, quindi per me ogni vittoria è anche loro, sostanzialmente. Quindi il viaggiare l'Italia, il salire sul palco, incontrare persone che non avresti mai incontrato,
altrimenti il vedere che al di là dei numeri del web c'è un rapporto concreto, c'è qualcosa di vero. Mi manca quella cosa lì, cioè io ho capito veramente che vorrò fare per sempre dischi in ottica di fare concerti, cosa che un po' si è persa, mi rendo conto, però è un'emozione troppo forte, una cosa che non riesci neanche, secondo me, tanto a spiegare, il pensiero che tu hai scritto una canzone magari 4 anni fa in cameretta perché non stavi tanto bene e 4 anni dopo la cantano 3.000 persone sotto il palco. Quello non... È troppo forte come impatto. Non solo mi abbia stimolato, ma abbia anche fatto maturare il mio processo di scrittura. Credo che sia stata proprio un'evoluzione, anche perché comunque la dimensione del live è praticamente imprescindibile per un cantante. Io stavo andando avanti con metà, insomma, vivevo solo di uscite senza aver mai conosciuto la dimensione live che diciamo completa un percorso musicale. E credo di essere maturato tanto, sia per le esperienze fatte, sia per appunto i concerti, le esperienze che ho vissuto, quindi sono, non lo so, si vedrà col disco, magari è un pensiero di adesso, però penso di essere cambiato tanto, soprattutto grazie appunto alla dimensione dei concerti. La scimmia di fare un disco totalmente suonato e senza alcun suono elettronico, rispettando pochi BPM, ma suonando quasi tutto dal vivo. Mi ha anche permesso di conoscere persone che mi hanno consigliato canzoni o comunque mi hanno consigliato generi. Insomma, mi sono aperto molto di più con curiosità alla musica, cosa che in una cameretta, per quanto abbiamo internet, per quanto possiamo arrivare a qualunque tipo di informazione, non ti dà, perché sei comunque chiuso in quattro mura.